Si riparte. Oggi volevo parlarvi molto rapidamente di due cose. Intanto mi sono dimenticato di dirvelo, ma sto andando a Terracina per una chiusura di... chiusura proprio no, ma insomma, per il ballottaggio. Come sapete, per le chiusure non potremo esserci perché saremo impegnati a Catania in questi 3 giorni di incontri, dove anch'io avrò il mio momento in quanto responsabile economico. Parteciperò a un panel moderato, mi sembra, Daniele Capezzone. Non vorrei dire una scemenza, non ho avuto modo di vedere il programma, ma ve l'ho messo su Telegram, quindi sul mio canale Telegram trovate tutte le informazioni sull'evento. E, due cose. La prima è che oggi forse può esservi utile, il Financial Times riprende la questione non banale dello scandalo Wirecard. Sostanzialmente una società di fintech tedesca che si occupava, perché insomma adesso non so se ne sta occupando ancora, non so quale sia esattamente il momento del suo percorso, ma di pagamenti elettronici, era anche partner di alcuni fornitori di servizio di pagamento elettronico italiani, e quindi alcuni cittadini italiani, magari chissà, alcuni di voi si saranno trovati per qualche ora o per qualche giorno con le carte bloccate a giugno, perché questa azienda tedesca aveva detto di avere 2 miliardi, 1,9 insomma, di cash che non aveva, di soldi che non aveva, e quando sta cosa insomma è venuta fuori, diciamo così, è scoppiato un piccolo problema, insomma, come potete immaginarvi. Ora, fino a qui la storia credo che la sapeste. Comunque ho messo il link a uno dei pochi, diciamo, giornali italiani, insomma, intesi come strumento per dare le notizie, cioè non per fare propaganda, che è il magazine online Start Mag, si chiama. E lì vi racconta, era il 20 giugno è scoppiata questa storia, insomma, vabbè. Vi ho anche di questa storia, ve ne ho parlato diverse volte in campagna elettorale, perché è, diciamo così, paradigmatica, se tanto non ci sono 5 stelle in ascolto, penso, no? Posso dire paradigmatico. È paradigmatica del modo in cui la Germania intende il fare sistema paese. Cioè, lì ci sono 2 giornalisti del Financial Times che si erano accorti che qualcosa non andava, e c'erano anche degli operatori di mercato che avevano, come si suol dire, shortato, cioè avevano speculato al ribasso sui titoli della suddetta, sullodata Wirecard. La Consob tedesca, che si chiama BaFin, quando è apparsa sui giornali la notizia che una azienda, insomma, di dimensioni non banali, operante sul mercato finanziario, potesse avere dei problemi a livello di stabilità finanziaria, per non sbagliare ha denunciato alla Procura di Monaco i 2 giornalisti che si erano occupati del caso, con l'accusa di, suppongo, di aggiotaggio, cioè di aver diffuso false informazioni per trarne un profitto, cosa che era tutt'altro che vera. Infatti questi sono stati prosciolti, ma capite, diciamo, l'intimidazione mafiosa da parte di una istituzione, cioè qualcosa di spaventoso. Io penso nei peggiori scandali italiani, quelli degli anni 70, 80, insomma, quelli che conosciamo, forse si è arrivati a questo livello di violenza, che invece lì è abbastanza normale. Oggi vi ho messo sul blog il filmato che mi era stato inviato da un amico 3 mesi e 3 giorni fa, cioè il 26 giugno,
dove il simpatico giornalista britannico racconta la sua disavventura dicendo che beh, effettivamente è piuttosto stressante trovarsi incriminato per aver fatto il proprio lavoro, eccetera, eccetera. E vabbè, sono cose che capitano quando si fa il proprio lavoro. Se volete ve lo guardate, ci sono i sottotitoli, insomma è abbastanza interessante. Lui è uno simpatico, uno così spigliato, un britannico spigliato. Vabbè, ma fino a qui sono tutte cose che... notizie di oggi, che a me... io, perché faccio questa diretta, voi siete 579 persone in questo momento. Ma ecco, in 579 persone facciamo un enorme... per stupirci tutti insieme di quello che sto per dirvi. Attenzione, siete pronti? Un grande sforzo proprio. Ecco, Angela Merkel sapeva tutto, ma continuava a promuovere questa azienda all'estero, in particolare durante una sua visita da Xi Jinping, nel famoso asse Roma-Berlino-Pechino, dove a quanto sembra insomma si danno e si prendono sole con grande eleganza e con grande facilità, quindi noi dovremmo stare attenti. Questo è quello che sostiene un editoriale odierno del Financial Times, e come commento io sul mio blog, ma lo trovate anche sulla pagina Facebook, quindi lo trovate subito sotto questo video, insomma quando il video finirà. La mia riflessione è che il povero Financial Times, che poverino, va anche detto, insomma, senza sine ire et studio, posso anche approfittare del fatto che non ci sono grillini qui per dirlo, sine ire et studio, che non è una parolaccia, si può dire che tutto sommato è, diciamo così, il press agent, non so, l'addetto stampa della Commissione Europea, no? È una testata estremamente in linea, estremamente ortodossa, estremamente, diciamo, eurolirica, come direbbe Daniele Capezzone. Si vocifera che abbia in qualche modo accantonato il povero Munchau, che è un editorialista tedesco che invece ha una visione, un po' evidenzia ogni tanto delle criticità, insomma, del sistema in cui ci siamo andati a cacciare. Quindi figuratevi voi se poteva aver piacere o interesse di mettere in evidenza una simile defiance dei, si può dire anche defiance naturalmente, visto che siamo fra noi, dei padroni del vapore. Purtroppo però lì, diciamo, ha prevalso la ripicca corporativa, perché giustamente se ti schiantano due giornalisti e te li portano in procura, tu giustamente ti risenti, come è giusto che sia, e quindi a un certo punto vai anche contro la tua ideologia estremamente europeista e fai capire che cosa è, diciamo, l'Europa, che non è una cosa né molto più bella né molto più brutta delle sue componenti, fra cui l'Italia, insomma. Quindi perché vi racconto questo? Ma vi racconto questo non perché mi faccia particolare piacere che il governo tedesco e la politica tedesca sia coinvolta in uno scandalo. Non è questo il tema. È proprio perché occorre una visione più equilibrata dei percorsi politici e culturali dei diversi paesi che in qualche modo, diciamo, ci sono vicini. Partire dall'idea che noi siamo dei sottouomini, dei sottosviluppati, che siamo appunto dei corrotti a prescindere, dopo, oltre a cozzare con quello che sta scritto sulla stampa internazionale, cioè direi sulla stampa e basta, perché in Italia non mi pare che ci siano delle veline, insomma, una cosa diversa, questo sì che rischia di scatenare poi delle risposte infantili, revanciste, del tipo come quella di Calenda quando è andato su un giornale tedesco ad attaccare gli olandesi perché sono un paradiso fiscale.
è una cosa che si sa, ma cioè, bisogna aspettare che ci sia una crisi, bisogna aspettare che gli animi siano esacerbati per dire la verità, usandola come una specie di strumento di ripicca, anziché dirla sempre e partire da essa come punto di sul cui creare una piattaforma negoziale, no? Utilizzarla per non partire battuti. Ci sono molte cose che un governo italiano serio potrebbe rivendicare in sede europea per difendere gli interessi del paese, argomentando di aver diritto a un certo riguardo, a partire dal fatto che viene chiaramente ammesso dai veri governatori delle banche centrali, veri, no? D'accordo? Non dai fantocci, cioè dal fatto che nell'unione monetaria alcuni paesi sono avvantaggiati e altri sono svantaggiati, e capita che per il nostro percorso storico noi siamo svantaggiati, lo dice un vero governatore di banca centrale, cioè Glasnost, come sapete, anche questa è una cosa che già vi ho detto. Ma insomma, se riconoscessimo che così non ci sono molti superuomini e nessun sottouomo in giro, forse si potrebbe fare politica anche in un quadro irrazionale come quello dell'Unione Europea. Mentre se si parte dal mito dei superuomini e anche dal mito dei sottouomini, non si può fare politica in nessun quadro istituzionale. Questo è proprio un problema che dobbiamo imparare a gestire in qualche modo. Io non saprei suggerirvi quale altro se non quello che, come dire, Gramsci, che forse era un leghista senza saperlo, non lo so, suggeriva ai suoi, cioè studiare, in particolare leggersi, visto che ci dobbiamo leggere la stampa borghese, leggersi quella degli altri paesi, che è piuttosto sollecita nel riportarci notizie che qui, diciamo così, vengono un pochino filtrate. Vabbè, però, questo è un pezzo. L'altro pezzo di oggi è che ho finalmente messo gli occhi, dopo aver fatto tutta una serie di altri lavori organizzativi, anche connessi al cambio, diciamo, di ruolo, di posizione, adesso devo crearmi un nuovo staff, devo regolare tutta una serie di rapporti, insomma, ho finalmente messo gli occhi sul documento che è attualmente all'esame del Parlamento, che sono le linee guida sul piano nazionale di riforma e di resilienza. Allora, queste linee guida sono incardinate in Commissione Quinta, Bilancio, e 14ª, Affari Europei. Io in questo periodo ho una sostituzione permanente in Commissione 14ª perché sostituisco la collega Bongiorno, che temporaneamente, per motivi che immaginerete, ha un po' di difficoltà nel partecipare ai lavori parlamentari, e quindi io in questo momento sono, come dire, membro di due commissioni, e posso farlo perché non sono più presidente di una commissione, e quindi, come vedete, diciamo così, si chiude una porta e si apre non un portone, ma insomma una porta di un'altra commissione dove andare e partecipare al dibattito. Abbiamo avuto le audizioni del ministro Provenzano, che, devo dire la verità, non conoscevo, ma che sentendolo parlare, anche se la mia non è una valutazione, diciamo, politica, voglio dare una valutazione per una volta di carattere personale, non era sgradevole da ascoltare, cioè nel senso che si vede che è una persona che ha un suo progetto politico, che può magari non coincidere sicuramente non coinciderà, insomma, con il nostro, però perlomeno, insomma, sapeva parlare, e questo, vi devo dire, che di questi tempi è un grandissimo vantaggio, perché poi è anche brutto lottare con la sonnolenza mentre ti stanno per tirare l'ennesima fregatura. In quella audizione, che è stata ieri,
il signor ministro a precisa domanda ha chiarito un punto fondamentale che, diciamo, non poteva non chiarire, perché sennò rischiava di essere antimeridionalista, che è esattamente quello che non è e non vuole essere per un ampio spettro di motivi. Cioè ha chiarito che quello che noi diciamo, abbiamo sempre sostenuto a partire dalla lettura del testo di Romina Raponi, Condizionalità senza frontiere, testo sui fondi europei, ha chiarito che il problema del Sud nell'approfittare dei fondi europei, o come si dice, lo scarso tiraggio di fondi europei da parte dei paesi da parte delle regioni meridionali del nostro paese, è dovuto all'obbligo di cofinanziamento, perché sapete che essendoci l'obbligo di aggiungere finanza, fra virgolette, fresca alla finanza europea quando si vince un bando europeo e quindi si ottengono dei fondi, tu ottieni dei fondi e devi metterne degli altri. Se quegli altri non ce l'hai o non puoi usarli perché ti fanno sforare qualche parametro di bilancio, ecco che tu i fondi non puoi usarli. Un pezzo importante della mitologia degli italiani cattivi e lazzaroni, che soprattutto al sud, siccome sono inefficienti e corrotti, non riescono a usare i fondi europei, è dato dalla cervelloticità di questo meccanismo. Un meccanismo che si usa in tante realtà, per esempio il meccanismo del cofinanziamento viene usato, per dirvene una, nel mio mondo, il mondo accademico, nel finanziamento dei progetti di ricerca. Ci sono dei progetti di ricerca che vengono cofinanziati e quindi, per esempio, il ministero mette una quota se l'università mette sopra un'altra quota. Però, insomma, lì poi alla fine i soldi si trovano. Qualche volta invece nei progetti europei così non va. Questo meccanismo tuttora esiste, tuttora in vigore, non si applicherà al fondo però di ripresa e resilienza, ma continua ad applicarsi al bilancio europeo, quindi non si applicherà ai 750 miliardi di cui noi dovremmo averne 209, poi si vedrà a consuntivo quanti ne avremo avuti, ma si applicherà la parte più grossa, ai 1100 che costituiscono il nucleo del bilancio comunitario. Altre cose da quell'audizione, vabbè, sono più di dettaglio, è inutile che ne parliamo. Oggi finalmente mi sono letto il documento con le linee guida. Siamo nella fase in cui il governo vuole far capire che ascolta il Parlamento e quindi ci propone delle linee guida, perché poi ci proporrà uno schema che asseritamente risponderà a queste linee guida e quindi poi finalmente avremo il piano. Quindi il discorso è linee guida, schema, piano. Allunghiamo un pochino il brodo per poter poi dire che il Parlamento è stato coinvolto e ha avuto voce in capitolo. Benissimo, stiamo al gioco, andiamo a vedere. Io, siccome sono in commissione quinta, mi occupo di fisco, vado a vedere la parte fiscale. Loro faranno una bellissima riforma fiscale, abbasseranno la pressione fiscale, eccetera, eccetera, eccetera. Una osservazione banale. È venuto Gentiloni a dirci che non si potranno finanziare abbassamenti delle imposte con la famosa pioggia di miliardi, quindi vorrei capire queste linee guida, diciamo così, come si agganciano alla realtà del piano europeo. La verità è che, vi confesso, non mi sono ancora letto il pezzo europeo della storia, adesso me lo leggerò, lo commenteremo insieme, ma insomma se lo sono letti altri, per esempio sempre su Start Mag se l'ha letto Giuseppe Liturri e l'ha commentato, io è mio dovere leggerlo e me lo leggerò. Ma se Gentiloni ci ha detto che comunque per abbassare la pressione fiscale lì i soldi non ce ne sono, ci sono delle piccole incongruenze, cioè ci fanno, diciamo così, girare un po' intorno per farci contenti, mentre, diciamo, nelle stanze che contano si è già deciso cosa fare. Io credo che ricordiate tutti che c'era stata una richiesta degli olandesi a luglio scorso di abolire quota 100,
C'era stato un blando tentativo di, di calciare il barattolo, insomma, di tirarla in lungo, e poi adesso Conte ci racconta che, insomma, l'esperimento di quota 100 terminerà. Cioè, in altre parole, è inutile girare intorno alla realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che tanti piagnistei, tante profferte di affetto, tanta generosità ostentata, tanta pseudo solidarietà, nel momento in cui hanno avuto paura che saltasse tutto per aria. Ora che stanno cominciando a prendere un po' le misure sia della nostra, come dire, remissività, non direi resilienza, a un certo modo di gestire le cose, sia appunto della realtà, insomma, dei fatti, tornano con la loro ricetta, l'unica ricetta che hanno, che è l'unica che hanno perché è quella tossica per noi, cioè con la ricetta dell'austerità. Insomma, si sta delineando sempre più nettamente quel quadro che noi della Lega vi abbiamo evidenziato fin da subito, fin da marzo, ovvero questi ci presteranno dei soldi che potremmo tranquillamente invece chiedere in prestito sui mercati, come normalmente si fa, e in cambio vorranno da noi alcune cose ben precise che sono già state annunciate: una riforma delle pensioni e quindi segnatamente lo smantellamento di quota 100, il ritorno alla Fornero, che di fatto è un taglio, la revisione degli estimi catastali, cioè l'aumento della base imponibile dell'IMU, che quindi di fatto è un aumento della pressione fiscale. E a che se, cioè, perché gliene viene, direte voi, al tedesco, al francese, al lettone, all'estone, ma anche al lituano, ma anche al quello che è, anche all'irlandese, dal fatto che il nostro governo ci tassi di più? Ma intanto considerate che forse ve lo siete dimenticato, ma la prima IMU sostanzialmente finì a risanare le banche del nord, no? Perché c'era il tema di convogliare questa roba via Fondo Salva Stati, prima versione, via MES, nelle banche, nel salvataggio delle banche del nord. Era veniva proposto come salvataggio della Grecia, naturalmente, ma il problema non era la Grecia, la debitrice, il problema era con i creditori che dovevano avere i soldi, e quei soldi gli sono arrivati attraverso meccanismi europei, e quei soldi forse sono anche soldi di chi mi sta ascoltando. E quindi noi andremo in questa fase parlamentare verso un voto di astensione, anche se secondo me di fronte alla proposta ti presto dei soldi così tu tagli le pensioni e alzi le tasse, forse si potrebbe anche dire no grazie. Però purtroppo dobbiamo riconoscere che il martellamento della propaganda è tale che un atteggiamento più risoluto probabilmente sarebbe controproducente, per il semplice motivo che non ce lo farebbero spiegare. Qui siamo 745 adesso. 745, avete presente quanti sono gli italiani? È una frazione tutto sommato molto piccola. Questo video, se va molto bene, avrà 50.000 visualizzazioni, 100.000 visualizzazioni, 150.000 visualizzazioni. Insomma, se non hai un servizio pubblico, diciamo, equilibrato, che rappresenti tutti i punti di vista, incluso quello della realtà, che è quello che vi sto riferendo, devi stare molto attento nel condurre battaglie politiche perché non ti esplodano in faccia. E quindi oggi abbiamo ascoltato il relatore, che è il senatore Pittella, che è nella mia commissione, la commissione finanze, parlarci di quanto è buona l'Europa e dirci anche che era preoccupato perché vedeva un clima di conflittualità
che sinceramente, come dire, io non sono così stupito del fatto che in Europa ci sia conflittualità, lo ritengo un dato sano, gli altri paesi si difendono, noi no. Il senatore Pittella, diciamo così, non si preoccupa del fatto che noi non ci difendiamo, ma si preoccupa del fatto che gli altri paesi si difendano. E vabbè, ognuno vede le cose a modo suo. Io invece devo dirvi che i paesi che si difendono, anche con i metodi mafiosi con cui lo fa la Germania, e vi ho all'inizio di questa diretta evidenziato con un esempio che cosa intendo, i paesi che tendono a difendere se stessi, tendo a considerarli più civili e, come dire, più dignitosi di quelli che si arrendono senza combattere a logiche che, fra l'altro, si sono dimostrate nel corso degli anni perdenti e pericolose. Ma io sono fatto così, Gianni ha fatto in un altro modo, il mondo è bello perché vario, e adesso vi lascio che devo proseguire per Terracina.